Se anche tu quando vai in montagna a fare trekking ti capita di avere dei dolorini in qualche parte del corpo, ecco, questo è il video giusto che fa per te, perché oggi vediamo i principali dolori che possono capitare quando facciamo trekking e soprattutto come prevenirli. Ma iniziamo col video. Iniziamo subito dalla parte superiore del corpo, proprio dal mal di testa che può essere molto debilitante in montagna. Al di là di tutti quelli che possono essere i motivi che fanno scaturire un mal di testa nella vita normale, in montagna ne troviamo due specifici. Il primo è la quota, infatti capita spesso che più si sale di quota più è probabile che venga un mal di testa anche forte. In quei casi quello che possiamo fare è magari prenderci un medicinale contro il mal di testa per tamponare o comunque permetterci di poter continuare, ma la cosa che veramente ce la fa passare è scendere di quota, tornare a una quota dove ci sia più ossigeno e dunque far diminuire il mal di testa. Ma non solo, perché il mal di testa può venire anche a causa del sole. Se per esempio siamo in montagna sotto un forte sole e non abbiamo un cappellino, ecco che ci può venire un forte mal di testa che può essere anche il preludio per un'insolazione. Ma dunque come preveniamo il mal di testa? Per l'alta quota l'unica cosa che possiamo fare è l'idratazione, dunque dobbiamo bere tanto, 72-48 ore prima di partire per un'escursione ad alta quota. Per quanto riguarda invece la possibilità di insolazione, beh, lì basta un semplice cappellino. Il secondo dolore che può venire spesso è il bruciore agli occhi, questo magari non subito mentre facciamo trekking, ma la sera, se non addirittura il giorno dopo. Questo problema è scaturito da degli occhiali che magari non sono adeguati. Sicuramente quando andiamo in montagna è meglio utilizzare un occhiale di categoria 3, ma non solo, perché molte volte bruciare gli occhi viene anche con questo tipo di occhiale. Dunque è meglio utilizzare un categoria 4 con la protezione laterale per evitare il riverbero della luce su roccia o neve. In questo modo l'occhio sarà completamente chiuso all'interno dell'occhiale ed eviteremo durante l'escursione o la sera stessa di avere un forte bruciore agli occhi. Terzo dolore comune che può capitare è il male alle spalle. Qui fate attenzione perché ci possono essere tre tipi di dolori diversi. Il primo dolore è quello asimmetrico, ovvero che abbiamo dolore o solo alla spalla destra o solo alla spalla sinistra. Questo vuol dire che abbiamo caricato male lo zaino, vuol dire che abbiamo o troppo peso sulla parte di destra o troppo peso sulla parte di sinistra. Molte volte può essere la semplice borraccia che magari se da un litro e mezzo può sbilanciarci da una parte o dall'altra. In generale comunque se avete male solo su una spalla, probabilmente perché avete caricato troppo quella parte di zaino, dunque dovrete magari sistemare un pochino il carico. Il secondo tipo di dolore che abbiamo è proprio male alle spalle, ma proprio nella parte superiore della spalla. Tendenzialmente se abbiamo dei rossori o dei dolori in questa parte del corpo è perché lo zaino sta completamente scaricando il peso sulle nostre spalle invece che sulla fascia lombare. Dunque in questo caso per prevenirlo dovremo andare a resettare lo zaino in modo tale da andare a configurarlo in base alla nostra altezza in modo tale da andare a scaricare il più possibile il peso direttamente sulla fascia lombare. Il terzo caso è quello in cui ci fa male alle spalle ma nella parte anteriore, quasi più sul petto. Questo può essere portato dallo zaino che ci tira all'indietro, dunque se magari abbiamo qualche oggetto posto nella parte proprio posteriore dello zaino che ci tira all'indietro oppure abbiamo regolato male le fettucce superiori dello zaino. Metodo per farlo passare è sicuramente quello di andare a mettere i pesi più alti che abbiamo nello zaino vicino alla schiena o comunque di andare a tirare le fettucce dalla parte superiore dello zaino. In questo modo molto probabilmente il male andrà a esaurirsi. Se questo video ti sta piacendo e lo stai trovando utile ti consiglio di iscriverti qua sotto al canale in modo tale da non perderti gli altri video sull'attrezzatura alla montagna. Il quarto dolore che può capitare è il male alla schiena, anche questo molto debilitante. Possono esserci principalmente due cause. La prima, come abbiamo visto anche per le spalle, che abbiamo messo male al carico, dunque tendiamo a avere lo zaino che tende più a destra e un pochino più a sinistra. In quel caso dovremo rifare lo zaino da zero. Il secondo caso, che è anche il più comune, è quello invece che quando andiamo, soprattutto in salita, tendiamo a stare troppo in avanti con la schiena. Ci pieghiamo troppo in avanti e dunque a lungo andare questo ci porterà ad avere dolore. Come fare per prevenirlo? Beh, possiamo innanzitutto stare con la schiena alta, però questo sicuramente non ci viene così naturale. Dunque qua ci vengono aiuto i bastoncini. I bastoncini settati sulla giusta altezza ci faranno stare con la schiena molto più dritta in modo tale proprio da non incurvarci in avanti. In questo modo vi assicuro che potremo affrontare delle salite anche lunghissime senza avere dolore alla schiena. Quinto dolore che si può sentire è sui quadricipiti. Diciamo che se abbiamo dolore sui quadricipiti in salita molto probabilmente è solo perché stiamo facendo fatica, quindi in quel caso dovremo semplicemente allenarci di più. Ma in discesa invece ci può essere un fattore che non si prende mai in considerazione, ovvero che su delle discese molto ripide ci viene naturale stare col peso all'indietro. Questo è sbagliato perché stando col peso troppo all'indietro tutta la frenata verrà distribuita sui nostri quadricipiti, dunque in caso di discese molto lunghe i quadricipiti iniziano a fare male. In questo caso possiamo o allenarci di più semplicemente
o anche qua utilizzare i bastoncini. Questo ci aiuterà a essere un pochino più in avanti col busto e col peso, in modo tale da non andare a scaricare tutto sui quadricipiti e ad aiutarci proprio anche col bastoncino per proseguire la nostra discesa. Il sesto dolore è quello che probabilmente attanaglia più escursionisti, ovvero il male alle ginocchia. Questo viene soprattutto in discesa, quando magari facciamo discese ripide a gradoni, ed ecco che lì diciamo che l'unica soluzione è quella di utilizzare i bastoncini. La cosa migliore sarebbe allenarsi, allenare tutta la muscolatura della gamba, del ginocchio, in modo tale da poter assorbire meglio gli impatti. Però se non abbiamo il tempo di allenarci, ecco che i bastoncini veramente possono aiutarci tantissimo nel attutire la discesa, attutire l'impatto. Il settimo dolore è quello ai tendini, anche questo molto debilitante. Il dolore ai tendini viene principalmente in salita, quando magari facciamo delle salite molto pendenti, banalmente per esempio quando affrontiamo delle piste da sci al contrario. In questo caso diciamo che possiamo alleviare il dolore in due modi, o proseguendo sulla salita a zig zag in modo tale da andare ad alleviare la pendenza della salita, oppure quello di alternare la camminata frontale alla camminata all'indietro. In questo modo andremo sicuramente ad alleviare molto la pressione sul tendine e tenderà ad infiammarsi meno. Fate molta attenzione all'infiammazione tendini, perché se vi viene veramente cattiva, potreste dover restare a riposo anche tanti mesi. L'ultimo dolore che vediamo è quello alle unghie dei piedi, e nel particolare parliamo proprio di unghie nere. In questo caso i motivi scatenanti possono essere due: o abbiamo comprato lo scarpone troppo grande o troppo piccolo, e in questo caso c'è poco da fare, nel senso dovremo per forza cambiare scarpone, oppure può capitare che pur avendo comprato lo scarpone della giusta taglia ci vengano comunque le unghie nere. Questo perché, soprattutto in discese molto pendenti, ecco che magari il piede all'interno dello scarpone va a picchiare in punta. Picchia una volta, picchia due volte, picchia magari per due ore, alla fine ci troviamo le unghie nere. In questo caso cosa fare? Dovremo fare un'allacciatura che andrà a chiudere molto bene il collo del piede, così che questo non scivoli. Un trucchetto semplice è quello di utilizzare un primo passalaccio e far passare il cordino al contrario, in modo tale proprio da serrare per bene il nostro piede all'interno dello scarpone. Così saremo sicuri che anche in discese veramente pendenti non toccheremo in punta e non ci verranno le unghie nere. E tu che trucchetti utilizzi per prevenire i vari dolori che possono capitare in montagna? Fammelo sapere qua sotto nei commenti, che ne discutiamo assieme. E la speranza sia stato esauriente sostegno anche per questo video. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!